Il mercato delle uova si mantiene in territorio positivo, con volumi di vendita in costante e graduale crescita ed un incremento ancora più sostenuto in termini di spesa sostenuta. Possiamo parlare infatti nel primo semestre del 2013 di un aumento delle quantità acquistate dalle famiglie del 2% e di una spesa sostenuta del 4%. Ciò sta a significare che c'è stato un aumento del prezzo medio alla distribuzione. L'aumento si può facilmente riportare non solo al costo di produzione in aumento, che sicuramente c'è, ma anche a un cambiamento dell'assortimento dell'offerta in scaffale. Troviamo infatti oggi uno spostamento della scelta del consumatore verso un prodotto che sia eticamente e salutisticamente più garantito, e quindi in questo caso verso l'uovo prodotto d'allevamento a terra. Possiamo dire ad oggi che la metà dell'offerta sia garantita da un prodotto proveniente da allevamenti a terra. La dinamica dell'aumento del prezzo è in parte affievolita dall'imponente presenza delle private label che, ricorrendo spesso a politiche promozionali, abbattono un po' il costo medio. C'è da ricordare che l'Italia è rimasta finora inadempiente alla normativa europea che prevedeva l'adeguamento delle gabbie, tanto da essere stata deferita alla Corte di giustizia europea per aver creato una situazione di concorrenza sleale nei confronti di quei paesi che nel frattempo si erano adeguati, quali la Francia. Proprio dalla Francia arrivano i primi risultati dell'adeguamento delle gabbie, che riportano una riduzione dell'offerta del 20% e un aumento dei costi di produzione del 6,7 centesimi per unità. Intanto in Italia già a fine luglio comunque si registra un aumento dell'avvio delle galline ovaiole al macello ed un conseguente ridimensionamento del valore delle stesse anche in presenza di una scarsissima domanda stagionale.